Benvenuti a Ducato TV. A fine maggio Urbino sceglierà il nuovo sindaco. La marcia di avvicinamento però è già cominciata con le primarie del PD che si terranno il 2 marzo. I quattro sfidanti, Giorgio Londei, Maria Clara Muci, Federico Scaramucci e Piero Sestili, hanno deciso di incontrare i cittadini. E all'incontro c'eravamo anche noi. Torneremo sulla tragedia delle foibe. Vi racconteremo la storia di Giovanni Ritossa, uno dei primi esuli istriani fuggiti a Pesaro. La sua è una testimonianza molto commovente. C'è una vecchia storia ancora senza un finale, quella dei pozzi di Urbino contaminati dal gasolio. Abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici e vi diremo come stanno le cose. Una nottata indimenticabile. La signora Emiliana ricorda, a distanza di 2 anni, la nascita di sua figlia Nika, venuta al mondo durante la tempesta di neve. Ci saranno davvero meno ore di storia dell'arte nei licei? Mentre prosegue la polemica, abbiamo fatto un sondaggio nelle scuole e tra i 1000 tesori di Urbino. In Italia sono molte le sale cinematografiche che hanno chiuso i battenti. A Urbino ne sono rimaste 2. Vi spiegheremo la loro ricetta per combattere la crisi. Cominciamo con la politica. A 2 settimane di distanza dalle primarie, i candidati del PD di Urbino si sono dati appuntamento in un caffè del centro e hanno incontrato i cittadini. Vediamo com'è andata. Non è una tombolata fuori stagione, questi sono i 4 candidati alle primarie del Partito Democratico di Urbino. Stanno sorteggiando la posizione dei loro nomi sulla scheda, la scheda con cui i cittadini sceglieranno l'aspirante sindaco per il centro-sinistra. Perché dovrebbero votare per lei e non per gli altri? Perché sono giovanile, perché non ho trascorsi politici lunghissimi e perché credo di avere delle competenze utili adesso per il governo della città. Credo che votare me vuol dire portare un'esperienza alla guida della città che ha tante cose da difendere. In questi giorni si vuole chiudere l'ERSU d'Urbino e poi porterò una squadra di giovani. E se mi votano io mi metto a disposizione della città, mi metterò in aspettativa completamente dal mio lavoro e dedicherò tutto il mio tempo all'attività amministrativa mettendo al centro di tutto la persona con i suoi bisogni e con le sue esigenze. Noi abbiamo scritto proprio se noi Urbino cambia, cioè vogliamo cambiare il metodo, noi ascoltiamo le persone, ci confrontiamo e poi decidiamo. L'estrazione, insieme alla firma del regolamento per le primarie, è avvenuta al Caffè Basili, davanti ai giornalisti e ai cittadini. Io non è che seguo esattamente i candidati del PD, io non è che sono con loro, io ho tutta un'altra posizione. C'è già chi è in pole position. E chi è in pole position? Giorgio Londei. Essendo di Urbino, li conosco da anni, comunque so chi c'è, cosa propone, quindi penso sono abbastanza informato, insomma. Mettiamoci a sedere. L'incontro finisce col fair play. Ecco il brindisi prima dello scontro elettorale. La tragedia delle foibe è raccontata da un testimone. Sentite l'intervista con Giovanni Ritossa, fuggito a Pesaro per scampare al massacro. Mio padre che invece dice io non ho fatto niente a nessuno, c'ho un pezzo di terra, c'ho il mio negozio, c'ho la mia casa, io non la lascio. E questa è stata la sua sfortuna perché andando nel 44, andando in campagna da noi, è stato prelevato e non si è più saputo. Quando i partigiani di Tito portarono via suo padre, Giovanni Ritossa aveva 15 anni. Lui, con la madre e i fratelli, fuggì dall'Istria. Era il 1944, circa 15.000 italiani, strappati alle famiglie, furono fucilati e gettati nelle foibe, cavità carsiche di origine naturale. Hanno cominciato portare via le radio a tutti quanti, tutti i fucili da caccia, qualsiasi arma che esisteva presso le famiglie. Poi piano piano hanno portato tutte le gli italiani di un certo rilievo, li hanno messi in prigione. Prima non era una prigione, era una camera dove dicevano, però dopo era diventata la prigione con le sbarre e poi abbiamo sentito, che man mano si sentiva che questa gente piano piano spariva. Giovanni dall'Istria arriva a Pesaro, proprio qui nel collegio di Padre Damiani. Padre Damiani era una persona meravigliosa. Lui era stato un cappellano militare e finita la guerra era andato in un campo profughi di istriani e presso questo campo profughi aveva avuto occasione di vedere tutti questi ragazzi che erano senza, diciamo, una guida
è proficua e positiva. E allora lui ha pensato di fare questo collegio, che prima è iniziato con pochi ragazzi e a cui dava alloggio, vito e l'istruzione. Io durante l'estate, quando facevo l'istituto tecnico per geometri, ero andato a lavorare e i primi soldi che avevo preso scaricando dei sacchi di farina li avevo dati a Padre Damiani, che erano niente, era una goccia, però sempre nel quadro generale della, diciamo, disposizione e dell'interesse e dell'ammirazione che noi avevamo per questa persona. Adesso parliamo dei pozzi di Urbino contaminati dal gasolio. Ce ne eravamo occupati già un anno fa. Ora però ci sono importanti novità. A cosa serve questa macchina? Ah, questo veramente sta aspirando i vapori che uscivano, però già sono state portate via 5 botti e questa è l'ultima rimasta, ma è imminente, viene portata via, insomma. Non c'è più niente da aspirare, così ci hanno detto. Come vi siete accorti di questa perdita di gasolio? Cattivo odore nella via. E poi, perché qui di sopra c'è via Veneto, e siamo riusciti a capire che c'era del gasolio nel porto. Quello dell'Erso è solo uno dei 3 pozzi contaminati nel gennaio 2013 da uno sversamento di gasolio proveniente dalla cisterna della Curia in via Beato Mainardo. L'ente per il diritto allo studio ha chiesto alla Curia un risarcimento di 30.000 euro per coprire i costi di bonifica del pozzo di Palazzo Corboli, mentre il sindaco ha confermato il divieto di usare l'acqua dei pozzi artesiani in attesa dell'esito dei nuovi controlli. Sono ben 24 cisterne private nel centro di Urbino, molte delle quali si trovano all'interno delle case. Sotto i miei piedi si trova la cisterna da cui è partito l'inquinamento di gasolio che un anno fa ha coinvolto alcuni pozzi della città. Per tracciare il percorso delle acque è stato usato un colorante al fluorescina. Questa sostanza è stata impiegata per provare a scoprire dove il gasolio sia arrivato. I tecnici di Petroltecnica, la ditta incaricata delle operazioni, hanno trovato la fluorescina in 3 pozzi e adesso stanno proseguendo i controlli. Stiamo facendo rilievo prezzometrico e eventualmente cercare la presenza di gasolio, cioè, che al momento però non è stato rilevato in nessuno dei pozzi di monitoraggio richiesti nel piano. Siamo con il tecnico di Petroltecnica qui al CLA di Urbino per monitorare il pozzo presente nello stabile. Andiamo a scoprire se c'è del gasolio dentro questo pozzo. Ci spiega come funziona questo attrezzo? Questo qui, questa sonda di interfaccia emette praticamente un suono continuo se c'è presenza di gasolio, un suono intermittente quando c'è soltanto acqua, quando arriva a livello dell'acqua. Questo momento ci dice che il livello di falda della falda acquifera è a 3,10 m. Il suono intermittente indica che c'è presenza esclusivamente di acqua e non di gasolio. I controlli andranno avanti per altri 2 mesi, ma l'acqua del rubinetto che beviamo tutti i giorni non è a rischio. Nika compie 2 anni. È nata durante la tempesta di neve che ha messo in ginocchio Urbino. La madre ricorda con noi quella notte di gelo. Comunque stavo bene, Io questa cosa a me mi ha cominciato ad agitare, perché io dopo un po' mi sentivo un topo in trappola, perché non arrivava mai nessuno. Quando erano a 400 metri hanno telefonato: siamo a 400 metri. Bene, allora io mi sono vestita, mi sono messa tutta da sci, gli scarponi, tutto. C'era il divano, perché adesso non c'è. Mi sono seduta sul divano con la valigia e si vede che mia figlia ha capito che mi ero rilassata, che si poteva nascere. E lei sono partite le contrazioni, tipo 3 contrazioni e poi ha iniziato a spingere. E lì panico, perché doveva esserci l'ostetrica con loro, ma in realtà l'ostetrica non c'era. Quindi lui ha chiamato all'ospedale, l'ostetrica gli ha detto: arrivo subito, digli di trattenere. Impossibile, cioè proprio impossibile. E alla fine praticamente abbiamo chiamato, ultimamente abbiamo chiamato Richard, che è il mio vicino di casa, che fa il contadino, c'ha le mucche. Io mi sono rasserenata perché almeno aveva visto qualcuno partorire. Lei è nata che eravamo io, il mio compagno Emma e Richard. Dopo
una ventina di minuti, così mezz'oretta, è arrivata l'ostetrica Flavia e la Nica l'ha portata a Flavia, tutta così, tutta barbata così. Quindi lei è nata e poi è uscita fuori nel gelo. E poi dopo, quando è nata, siccome Nica è nata, ha rotto il sacco, ha rotto le acque uscendo, no? Allora si vedeva tutta bagnata con la luce. Allora Emma ha detto, è nata con tutti i luccichini. Diminuire le ore di storia dell'arte nei licei. Se ne sta parlando da tempo. Il ministro dell'istruzione Carrozza respinge le accuse e chiama in causa i tagli al bilancio. Sentiamo le voci di Urbino, città d'arte famosa nel mondo. Casa Raffaello, ore 11.30 di un giorno feriale, sono entrate 5 persone. Per una città come Urbino il segnale non è certo positivo. Qui siamo a Palazzo Ducale, aspettiamo mezz'ora per vedere uscire una persona. Ma quanta gente è ancora interessata all'arte? Un po' meno, forse è calato l'interesse culturale? Chissà. Dati preoccupanti arrivano anche dalle scuole, dove si insegna sempre meno storia dell'arte. Il ministro dell'istruzione Carrozza smentisce le voci su ulteriori tagli alle ore di lezione, ma le polemiche ancora continuano. La nostra storia è un po' particolare perché il liceo classico aveva introdotto storia dell'arte in modo sperimentale fin dal quarto ginnasio. Quindi per noi il taglio è stato molto significativo, siamo tornati indietro nel tempo perché adesso la storia dell'arte si insegna solo al triennio per 2 ore alla settimana, quando noi appunto ce l'avevamo nel ginnasio e avevamo potenziato anche il triennio. Bastano 3 anni per insegnare ai ragazzi la storia dell'arte? Secondo me no. Io fra l'altro insegnavo storia dell'arte, quindi parlo per esperienza diretta. La storia dell'arte è così vasta da richiedere senz'altro almeno il quinquennio per essere appresa almeno in termini generali. Secondo te bastano queste ore di storia dell'arte? Io penso che, poi specialmente per il mio settore, in quanto studio il turistico, penso che sia una materia essenziale in quanto concerne gran parte del programma ed è un settore che ci riguarderà nel nostro futuro. Quindi penso che dovremmo avere più ore di storia dell'arte, più attenzione verso questa materia, a mio avviso. Ecco, perché è così importante insegnare la storia dell'arte ai ragazzi, per 5 anni soprattutto? È importante perché si rendono conto di tutto ciò che è successo attraverso le immagini nella storia dell'arte e nella storia di tutti i tempi, e in più riescono ad accorgersi appunto della realtà che ruota attorno a loro e quindi capire, decodificare anche le problematiche del nostro tempo e capire quali sono gli inganni. Chiudono in tutta Italia le piccole sale cinematografiche. A Urbino resistono il Cinema Ducale e il Nova Luce, ma anche loro devono fare i conti con la crisi. Abbiamo preso un gatto perché qui non si vede un cane. Ci scherza su la proprietaria del Cinema Ducale. Eppure le 2 sale di Via Budassi potrebbero ospitare fino a 780 persone. Non mi aspetto una grande affluenza. Magari 10 persone arriveranno tra tutte e due le sale, ecco. Un biglietto l'abbiamo fatto, è già qualcosa. E invece alle 21.15, orario d'inizio del film, i biglietti staccati sono 6, per un totale di incasso di 30 euro. È veramente un momento difficile. Noi cerchiamo, innanzitutto non abbiamo personale, perché non ce lo possiamo permettere. Quindi tutto quello che facciamo lo facciamo da soli, con molto sacrificio. Io faccio anche un altro lavoro, insegno, quindi la famiglia si mantiene con il mio lavoro, perché se dovessimo campare con l'attività del cinema non camperemmo. Questa è invece la sala del Nuova Luce, ci sono 20 persone. Anche qui spettacolo unico. Il Nuova Luce ha riaperto 2 mesi fa dopo la chiusura per i lavori di restauro e di insonorizzazione. È stato installato anche un nuovo impianto digitale costato 140.000 euro. Sono convinto che sentiamo meno crisi noi rispetto magari alle multisale. Questo è poco ma sicuro. Perlomeno la realtà d'Urbino nostra da quando abbiamo riaperto è quella che lavoriamo bene, lavoriamo con tanta gente nel weekend e anche infrasettimanale, perché ho creato delle giornate a prezzi ridotti, convenzioni come ho detto prima, che ci consentono di avere comunque un bacino abbastanza buono. Qual è la difficoltà, diciamo, più grande che un piccolo cinema può incontrare in questi periodi? In questo periodo è la chiusura totale del centro storico. Quella è la prima difficoltà. La difficoltà economica a Urbino secondo me è molto relativa, perché comunque non essendoci molte fabbriche, la gente il lavoro ce l'ha, essendo molti statali. È ovvio, magari riducono magari la frequenza, però io non mi sento dire che sono in crisi per il momento. Thank you.
Questo era il nostro ultimo servizio. Arrivederci da Ducato TV. Potete rivedere il nostro magazine sul sito ifg.uniurb.it.